cercato. Siamo riuniti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo. Cristo, Cristo, eleison. Cristo, Cristo, eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi, tuoi fedeli, di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro della Genesi.
Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore. Nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. L'anima, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Gesù, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Signore, abbiamo peccato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti
per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di un solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della giustizia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo dello solo Gesù Cristo. Come dunque, per la caduta di un solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria a te, o Cristo, in eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, in eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù le rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai. Allora Gesù le rispose: vattene, Satana. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, dagli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi nel Signore, in questa prima domenica di tempo forte della Quaresima, la Chiesa pone la nostra attenzione su Gesù e ci offre l'occasione, attraverso la parola di Dio, di approfondire la nostra conoscenza della sua persona. Poi ci fa imparare da lui come lottare contro il male, come crescere nella santità, nella giustizia, come possiamo vivere solo per Dio e crescere nella solidarietà con i bisognosi. Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci permette di riflettere sulle tre tentazioni del Signore, ci fa imparare come Gesù le abbia respinte, così anche noi possiamo fare altrettanto. Facciamo una prima sottolineatura con il fatto che nel Vangelo di San Matteo ha collocato la tentazione di Gesù nel contesto di dopo il battesimo di Gesù e l'inizio della sua vita pubblica, dicendo così che Gesù fu portato dallo Spirito Santo per essere tentato. A volte ci sembra molto difficile capire questa sottolineatura. Il Figlio di Dio, vero Dio e vero l'uomo, l'uomo giusto, il primo genitore della creazione, viene tentato dal diavolo. Allora San Matteo sottolinea questo aspetto per farci capire che prima di vivere solo per Dio abbiamo bisogno di essere le persone equilibrate nella vita. Dalle risposte che Gesù ha dato al diavolo, vediamo che Gesù è l'uomo equilibrato nella sua vita. Sa vivere nel progetto di Dio, nel progetto del Padre. Sa prendere la forza della sua vita a partire dalla sua relazione con il Padre e a partire dalla parola di Dio. Ecco, Gesù che viene tentato, dice il Vangelo di San Matteo, tre volte. Ci fa capire che le tentazioni sono presenti nella vita nostra. Il fatto di essere tentato fa parte della vita dell'uomo. Allora dobbiamo anche imparare da Gesù, imparare dal suo esempio come rispondere alle tentazioni e alle occasioni di tentazione. Ogni tentazione che incontriamo nella vita è qualcosa che mette in prova il nostro libero arbitro, qualcosa che mette in prova
la nostra fede, a cui dobbiamo anche dare la risposta giusta. Allora, se soccombiamo alle tentazioni, cadiamo nel peccato, portiamo la ferita alla nostra relazione con Dio. La risposta di Gesù alla prima tentazione, Gesù disse al diavolo che non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Cioè, Gesù sottolinea per noi che la parola di Dio è quella fonte a cui dobbiamo porgere la nostra vita per poter vincere le tentazioni. La parola di Dio è una forza per noi. Nella prima lettura, Adamo e Eva vissero secondo la parola di Dio ed evitarono di mangiare il frutto proibito fin quando il serpente non li ingannò. Si sono allontanati dalla forza e dalla potenza della parola di Dio, affidandosi ai loro desideri egoistici. E nella seconda lettura, San Paolo spiega per tutti noi come il peccato di Adamo ha portato alla condanna di tutti gli uomini. Così anche la giustizia, la santità di Gesù, di un solo uomo, ha condotto tutti alla perfezione, all'amicizia e alla relazione vera con Dio. Questo significa per noi che è soltanto con la forza della parola di Dio che possiamo unirci alla santità di Dio e abbracciare e accettare la pienezza della vita. Perciò, se viviamo con la giustizia di Gesù, con la forza della parola di Dio, illuminati dalla parola di Dio, possiamo vincere ogni tentazione. Alla seconda tentazione Gesù rispose: non tenterai il Signore tuo Dio. A volte nella nostra vita, quando facciamo fiducia nella nostra capacità, allora mettiamo in prova Dio. È molto facile per noi di essere presi dall'orgoglio. Diventiamo le persone presuntuose nella vita. A questo punto l'uomo esagera la sua capacità. La forza, la capacità dell'uomo viene dalla grazia di Dio, viene dalla forza di Dio. Ecco perché Gesù ci dirà che senza di Lui non possiamo fare nulla. L'uomo non può condizionare Dio, può soltanto fare fiducia nella grazia di Dio. Adamo e Eva sapevano che il frutto proibito avrebbe portato la morte, ma decisero di correre questo rischio. Si lasciarono trasportare dalle vuote promesse proiettate dal serpente. Ecco, sottolineiamo questo. Le promesse del diavolo sono vuote. Sono vuote. Allora dobbiamo sempre prendere la forza dalla parola di Dio per vivere nella santità. Di fronte alle tentazioni
non dobbiamo proiettare il nostro ego. Invece rispondiamo con umiltà, come Gesù, attraverso la sua obbedienza, ha portato alla giustizia e alla santificazione tutti gli uomini. La terza risposta che Gesù ha dato al diavolo è così ben importante per noi. Ha detto a Satana: vattene. Non possiamo dialogare con il maligno, poiché la nostra adorazione è soltanto per Dio. La prontezza, l'immediatezza della risposta di Gesù al diavolo per noi è una pedagogia cristiana. Di fronte al male, la nostra risposta deve essere decisa. Gesù non ha dato il tempo per dialogare con il male, con il maligno, anche da noi, anche noi. Allora, carissimi, prendiamo l'esempio di Gesù al cuore. In questo tempo della Quaresima, in cui la Chiesa focalizza la nostra attenzione sulla vita di Gesù Cristo, sul suo esempio, chiediamo la sua grazia. Facciamo la parola di Dio il fonte, il fulcro della nostra vita, e che dalla parola di Dio proviene ogni nostra risposta a tutte le nostre esperienze. Papa Francesco ci invita sempre a leggere il Vangelo, a portare il Vangelo nelle tasche, andare ovunque leggendo la parola di Dio e facendola la forza e il fulcro della nostra vita. Chiediamo l'aiuto della Madonna, la nostra Madre, che ha fatto al centro della sua vita la parola di Dio, che si è fatto carne nella sua vita. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo. Siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. All'inizio del cammino penitenziale della Quaresima, rivolti verso il fonte battesimale, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì, fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, siamo ormai entrati nel tempo favorevole della nostra salvezza, nel quale il Padre ci chiama alla conversione del cuore. Diciamo insieme: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Chiesa e per tutti i cristiani chiamati a testimoniare il Vangelo di Cristo ed essere nel mondo promotori di pace, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per coloro che si preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana, sostenuti dalla grazia di Cristo che ha vinto le tentazioni con la forza della parola, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per chi è offeso e umiliato, per chi cerca la giustizia rinunciando a ogni sentimento di vendetta, per chi chiede la grazia di saper perdonare, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per le vittime del terremoto in Siria e Turchia, che necessitano della solidarietà e del sostegno delle nazioni più ricche, per continuare a sperare in un futuro migliore, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per gli anziani e ammalati che seguono la celebrazione eucaristica attraverso la televisione, per coloro che cercano conforto e pace, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i giovani che rispondendo alla chiamata di Dio sanno mettersi ogni giorno a servizio della Chiesa, secondo le necessità che si presentano, con amore, dedizione ed entusiasmo, noi ti preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Questa è la nostra preghiera, o Padre, all'inizio del cammino quaresimale. Donaci la grazia di accogliere la Tua parola per saper sempre scegliere ciò che è per il nostro bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi viene questo pane, cibo vero dell'umanità. La mensa dei fratelli tuoi.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dal tuo mano questo sacrificio, la lode e gloria che sono del suo nome, per il bene dei nostri di tutta la sua Santa Chiesa. Si rinnovi, o Signore, la nostra vita, e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cernato, prese il calice,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Luigi Guanella, Beata Chiara Bosata e tutti i santi nostri intercessori presso i dite. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, i suoi collaboratori vescovi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza la carità. Insegnaci ad avere fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scenda, o Signore, sul tuo popolo l'abbondanza della tua benedizione, perché cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione, e gli sia donata la salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Noi alloggiamo la parola eterna, Dio è amore. Questa è la voce